Stefania, com'è nata questa nuova specialità, chiamiamola così? Sì, diciamo che ufficialmente è nata dalla mia tesi di laurea presso l'Università di Urbino tanti anni fa, negli anni 90, ma in realtà, come spesso nascono le intuizioni e le idee, dal mio mal di schiena. Quindi, essendo una sportiva ma non potevo più fare attività come prima per dolore alla schiena e lombocefalgia, ho cercato di utilizzare delle metodologie che derivavano dalla fisioterapia e dal massaggio e introdurle nella ginnastica, bioginnastica. Benvenuti, io sono Stefania Tronconi, ideatrice della metodologia bioginnastica. Siamo affidati da un punto di vista didattico e scientifico ad esperti e medici nel campo della medicina, dello sport, della fisiatria, della fisioterapia, della psicologia, dell'omeosinergia, al fine di dare risposta ai disturbi più comuni come cervicalgie, lombalgie, lombosciatalgie, problematiche posturali, ma anche problematiche più profonde di ansia, di stress che riguardano la nostra quotidianità. La bioginnastica si è evoluta in molti campi da un punto di vista sia didattico che scientifico. Noi trattiamo i bambini, quindi tutte quelle patologie che riguardano i dismorfismi e i paramorfismi, quali la scoliosi, i piedi piatti, il valgismo, il varismo, l'iperlordosi e tutte quelle problematiche posturali dovute alla nostra rigidità muscolare e osso-articolare, ma anche problematiche più profonde dal punto di vista fisiologico, come gonfiori addominali, problemi circolatori e a sindromi più complesse come la fibromialgia e anche le patologie di tipo oncologiche. Sono ancora molti i traguardi che la bioginnastica si prefigge attraverso la creazione della sua associazione, Bioginnastica Associazione, che si occupa sia della sperimentazione scientifica sia dei nuovi contenuti. La bioginnastica è una metodologia che contiene tre fasi, la prima fase l'ascolto, la seconda fase lo scarico e la terza fase, molto importante, la consapevolezza.